Bentornati in studio, andiamo ora ad approfondire le notizie che riguardano la capitale dall'inserto del Corriere della Sera che riguarda appunto Roma, centropagina, ora litigano sull'agonia del valle, l'ira dei beni culturali per l'inerzia del comune, iter amministrativo bloccato, stiamo aspettando una ferita nella città, l'assessore Bergamo ce ne stiamo occupando, ma al Ministero non arrivano i documenti attesi e poi a Colleoppio Pullman, il divieto diventa una, una la decisione di Moraro sembrava esecutiva, ma è una memoria di giunta, nulla più. Tanto che a Colle i bus turistici continuano a parcheggiare per l'entrata in vigore del divieto, bisognerà aspettare il 2017. E poi l'inchiesta farmacie comunali, la truffa di Salvavita, un nuovo filone: spesi 200.000 euro. La grande truffa degli apparecchi Salvavita acquistati con una spesa di 200.000 euro e subito inutilizzabile. è nuovo Filone dell'inchiesta sulla farmaca per l'azienda comunale cui spetta la gestione di 45 farmaci di proprietà del Campidoglio. La spesa decisa de, nell'ambito del servizio per l'assistenza per la terza età venne compiuta tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Pochi giorni dopo la distribuzione salvavita si rivelarono inservibili per i problemi più disparati e poi sigilia al mercato dell'esquilino, l'igiene carente. un Guano, delle, guano dei piccioni, ha imprigionato tubature e pavimentazione, non esiste un'area deposito delle merci che viaggiano in totale promiscuità. Sono solo alcuni dei motivi che hanno portato alla chiusura del mercato dell'esquilino. E ancora arriva la scossa: bambini tutti sotto i banchi nelle scuole, le prove di terremoto esercitazione antiterremoto ieri mattina nella scuola Ermenel Gildo Pistelli in Via Monte a Prati, ma in altri istituti scolastici non si spengono le polemiche sul controlli post sisma. L'istituto per sordi in Via Nomentana è rimasto chiuso dopo la scoperta di una crepa, ma il problema è anche più vasto, più del 90% degli istituti non ha il certificato di agibilità, moltissime quelle senza collaudo e poi in taglio basso le notizie sul Calcio lo Stadio della Roma, Zingaretti, sfida la Raggi. Il progetto di Pallotta salterà se il Campidoglio boccerà la variante del piano, al piano regolatore. Si preannuncia scoppiettante la prima riunione della conferenza dei servizi decisiva sul progetto dello Stadio della Roma a Tordivalle Valle. Per la prima volta saranno. Seduti tutti intorno allo stesso tavolo, i proponenti i rappresentanti delle istituzioni, botta e risposta, regione e comune. Civita: se il Campidoglio boccia la variante del piano regolatore, il progetto salta. E Berdini: abbiamo 90 giorni per confermare. E ancora i giallorossi stasera a Vienna, anche Fazio, KO, l'Europa League. La Roma va in campo stasera in Europa League contro l'Austria-Vienna in trasferta. E dovrà fare a meno anche di Fazio, il sesto difensore in. Fortunato, Spalletti farà giocare De Rossi in difesa accanto a Rudiger. E dopo questa notizia, un altro caso di cronaca è stato arrestato dai carabinieri di Cinecittà, un 23enne, un rapinatore seriale che solo in quest'ultimo mese ha messo a colpo 5 rapine. Vediamo il servizio. Ha messo a segno ben cinque colpi in un mese, tutti con lo stesso modus operandi. Un 23enne è stato arrestato dai carabinieri di Roma Cinecittà perché incastrato da un tatuaggio sulla mano, immortalato da un frame di una telecamera. Il giovane era già conosciuto alle forze dell'ordine per diversi precedenti ed è stato accusato di aver compiuto cinque rapine, tutte nella zona di Cinecittà. In ordine di tempo aveva rapinato il 2 ottobre una farmacia, il 3 un'altra, il 22 ottobre un supermercato ed infine il 25 ottobre prima un supermercato e poi la stessa farmacia già colpita il 3 ottobre. I carabinieri, a seguito di una complessa attività investigativa, hanno individuato il tatuaggio sulla mano del giovane immortalato dalla telecamera a circuito chiuso presente in uno degli esercizi commerciali rapinati. Quando colpiva era molto attento a non farsi scoprire, utilizzava sempre un casco ed un passamontagna per coprire il Volto e dei guanti per le mani, tranne in una occasione, quella che ha poi consentito ai militari di incastrarlo. Una volta dato un volto ed un nome al rapinatore, i militari lo hanno cercato nei luoghi che solitamente frequentava. Non è stato semplice prenderlo perché, sapendo di essere ricercato, si era reso irreperibile fino a quando è stato sorpreso mentre si aggirava nel quartiere Don Bosco. Da qui i militari sono risaliti ad un BB dove il 23enne, per sottrarsi alla cattura, aveva trovato rifugio registrandosi sotto falso nome. Nella camera da letto i militari hanno rinvenuto e sequestrato la pistola usata per compiere le rapine, una calibro 7.65 con caricatore inserito e due cartucce. Nei pressi della struttura ricettiva i militari hanno anche rinvenuto lo scooter di colore nero utilizzato per compiere tutte le rapine, risultato rubato e dal suo interno hanno rinvenuto due passamontagna, un paio di guanti e due caschi, tutto materiale corrispondente a quello utilizzato per commettere i colpi a lui contestati. Dopo l'arresto è stato accompagnato in caserma e successivamente condotto in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Bentornati, e qui ci spostiamo ora sull'inserto della Repubblica che, guarda, che riguarda la capitale. La scalinata in difesa: 61 multe e 4 vigili. Ma i bivacchi restano. A 40 giorni dal restyling del monumento di Trinità dei Monti, le promesse del comune disattese. E poi ancora lo stadio: l'ultimatum della regione, la conferenza dei servizi. E poi il movimento 5 Stelle spaccato: Raggi Blindamarra o Lui o Mi dimentico e poi la foto dei danni del terremoto, scuole, lite sulle verifiche, check sul 60%, no, soltanto il 20% e poi ancora l'emergenza a Piazza Vittorio, scarsa igiene, chiude il mercato, protestano... Commercianti e residenti. E poi in taglio basso, se mafia capitale finisce al cinema. Il film, l'Istan Movie di Vanzina, su un fenomeno di cronaca criminale. E poi un altro caso di cronaca: è stato arrestato il quarto componente di una banda di rapinatori egiziani, una banda che ha commesso una rapina ai danni di un turista inglese. Vediamo il servizio. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro hanno arrestato il quarto componente della banda di cittadini egiziani autori di una violenta rapina ai danni di un turista inglese compiuta verso le 3 dello scorso 30 ottobre in Via Vicenza, ripresa in un video di una telecamera di sicurezza di un hotel. Il ragazzo britannico stava rientrando in hotel quando con uno sgambetto lo hanno fatto cadere a terra, per fortuna senza fargli battere la testa e gli hanno messo un'arancia in bocca per non farlo urlare rischiando di soffocarlo. Lo hanno immobilizzato e gli hanno portato via il portafoglio e lo smartphone. Anche egli, cittadino egiziano, appena diciottenne con precedenti, come gli altri tre complici già arrestati, era sfuggito alla cattura la notte stessa della rapina. I carabinieri lo hanno ininterrottamente ricercato e lo hanno scovato all'interno dei giardini e in Audi, in largo di Villa Peretti, angolo piazza di 500. Alla vista dei militari il nordafricano ha posto una violenta resistenza allo scopo di tentare di guadagnare la fuga causando ai militari operanti lievi contusioni con lui sempre all'interno degli stessi giardini i carabinieri hanno fermato anche un altro cittadino egiziano di 18 anni che con i quattro autori della rapina al cittadino inglese in via Vicenza avrebbe compiuto un'ulteriore rapina verificatasi lo scorso 28 ottobre verso le ore 2 in piazza dei 500 ai danni di un turista ungherese che passeggiava con la fidanzata ed eccoci, torniamo ora sul web per leggere un'altra notizia. Un aggiornamento che riguarda Roma è crollato un muro di 10 metri in via Gregorio VII, strada chiusa e traffico in tilt. È crollato un muro di cinta di circa 10 metri in via Gregorio VII, in zona Aurelio a Roma. Lo si apprende dalla polizia municipale: è accaduto all'altezza del civico 555. A quanto riferito dai vigili, il muro crollato è crollato e ha invaso parte della carreggiata ed è stata chiusa la strada da piazza di Villa Carpegna a piazzale Pio Nono per poi essere riaperta poco prima delle nove. Il temporale che ha colpito stamane la capitale ha provocato allagamenti in alcune zone della città con chiusure di strade ed inevitabili ripercussioni sul traffico. Situazioni critiche a piazzale della Radio, via delle Pisana Malagrotta, piazzale 25 marzo, sottopasso di via Collatina-Longoni, via del Tintoretto e Laurentina, via Le Giustiniano Imperatore all'altezza di via Galba c'è via Camillo Sabatini, l'Ostiense, via delle Sette Chiese sul posto le pattuglie dei vigili urbani intanto rimane ancora chiusa la rampa di accesso per la prenestina sulla tangenziale est e il traffico si ripercuote in tutta la zona e ancora un caso di cronaca fuga da Rebibbia, il giallo delle telecamere la notte dell'evasione il sistema di sorveglianza era fuori uso, una fuga rocambolesca passata totalmente inosservata nei filmati del sistema di sicurezza del carcere di Rebibbia non ci sono fotogrammi che ritraggono i tre detenuti albanesi evasi nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, quando i reclusi hanno segato le sbarre della loro cella e si sono calati di sotto usando delle lenzuola annodate, le telecamere di sorveglianza erano guaste e fuori uso. E questa era l'ultima notizia per oggi, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.